You're the perfect part of me. You're the oxygen I breathe. You're a superstar, a work of art. It's electricity. You're a yes in a world of no's. You're the Beatles to my Stones. It's a sweet. Mi hanno detto che bastano 20 centesimi. Questo è il risultato. You ain't nothing but a troublemaker, girl. You had me hooked again from the minute you sat down. The way you bite your lip got my head spinning around. Ma penso che sia stato veramente un bel campionato. Abbiamo penato il primo giorno, non siamo potuti uscire perché c'erano delle condizioni proibitive. Più di 30 nodi, il mare in burrasca. Il secondo giorno la giuria si è fatta coraggio, siamo riusciti a sfruttare una finestra di vento più mite, di condizioni di mare più umane, e quindi abbiamo potuto fare almeno una prova. Avremmo voluto fare anche la seconda, però devo dire che l'esperienza dei giudici ha fatto buon gioco, perché dopo sono saliti anche 40 nodi di vento. Oggi terzo giorno di regate, a dire di tutti è una giornata fantastica perché abbiamo avuto tutte le condizioni di vento crescenti, da vento leggero sino a circa 18 nodi che hanno consentito a tutti gli equipaggi peraltro di alternarsi nelle prime posizioni. È stato molto bello vedere che non c'è più quel grande distacco che c'era qualche tempo fa fra i primi e poi il resto del gruppo. Ha trionfato Antonello Ciabatti con Luisa Mereu da Cagliari. Questo ci fa molto piacere da un lato, dall'altro, come ha detto qualcuno, dovevi prestare proprio la barca a uno straniero per far vincere il campionato italiano. Speriamo ancora che partecipino al nostro campionato perché ci consente di far salire il livello, e li invitiamo formalmente a partecipare al campionato del mondo che si svolgerà dal 2 luglio a Karnak. Buon vento al Windsurfing Club di Cagliari. Dato in alti e bassi, condizioni instabili, ci aspettavamo un vento più costante, invece abbiamo avuto una giornata di tempesta e una giornata con poco vento, comunque bella esperienza. Per la prima volta abbiamo battuto papà. Sì, no, non è la prima volta in realtà, però proprio in classifica generale sì, però un pochino mi dispiace. Un pochino, però poi dall'altra parte dico, seconda regata in un anno, terzo posto in tutte e due è una grande soddisfazione, quindi buono, cioè anche se abbiamo battuto papà è uguale. Cioè, del campionato è stato positivo, anche se il primo giorno abbiamo avuto dei problemi per il forte mare, il forte vento, però tutto sommato sono soddisfatto e siamo riusciti a concludere questo evento in maniera molto... Però c'è una pecca. Dimmi tutto. Il cambio generazionale. Ah, il cambio generazionale. Invece io sono contento del cambio generazionale perché i ragazzi che hanno e le ragazze che hanno battuto i padri è una cosa sempre positiva. E positiva perché chiaramente è la vita questa, la vita che ci insegna che a un certo punto c'è una flessione, che è una flessione bella perché è il proseguimento della vita. Il pacco era tosto, il pacco.